Edizione del TG Flash di Casale del fine settimana, diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori e iniziamo come sempre dalla cronaca. Banda di falsi carabinieri in azione a Casale. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia casalese insieme agli agenti della squadra mobile della questura di Asti porterebbero ad un collegamento importante. Poliziotti e militari dell'arma sarebbero sulle tracce dei componenti della banda che ha messo a segno furti e rapine nell'Astigiano e un grosso colpo in una villa di Casale spacciandosi per carabinieri. Allagati circa 100 ettari di terreno a Piagera di Gabbiano a causa della piena del Po delle ultime ore. Completamente sommersa anche la strada asfaltata in zona di Aia, chiusa da martedì sera, potrebbe restare allagata ancora a lungo. Il tratto stradale si trova sì in mezzo ai campi, ma collega Piagera con altre frazioni sulla collina ed è quotidianamente attraversata anche da una cinquantina di famiglie e di agricoltori. Resta ancora impossibile ad oggi quantificare i danni. Partono gli interventi di ripristino e potenziamento tecnologico della linea Casale-Mortara per la riapertura al servizio ferroviario regionale prevista nella primavera 2019. Il piano è stato presentato dal direttore produzione Torino di Rete Ferroviaria Italiana, Filippo Catalano, agli assessori ai trasporti della Regione Piemonte e Lombardia, Francesco Balocco e Claudia Maria Terzi, e al sindaco di Casale, Titti Palazzetti. I cantieri saranno operativi su tutti i 28 chilometri della linea che attraversa sia il territorio lombardo che quello piemontese con una fermata intermedia a Candia Lomellina. Verrà installato il sistema controllo marciatreno, realizzati interventi di upgrade tecnologico agli impianti di segnalamento ferroviario e al sistema di distanziamento automatico dei treni e di manutenzione straordinaria ai binari, agli scambi e ai 25 passaggi a livello della linea. L'investimento complessivo è di oltre 8 milioni di euro. Prenderà il via nei prossimi giorni all'Informa Giovani di Casale Monferrato di via Manio Cavallo 13 un corso gratuito di orientamento e formazione sull'attività di organizzazione eventi. Nello specifico verranno trattate tematiche riguardo lo sviluppo delle competenze personali di pianificazione, comunicazione, problem solving e gestione budget. Il percorso formativo di 40 ore, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, si articolerà con orario dalle 14 alle 18 nei giorni 19, 20, 26, 27 novembre e 3, 4, 10, 11, 17, 18 dicembre. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i seguenti numeri di telefono 348 580405 o 0142 444370. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che lunedì prossimo, 12 novembre, gli uffici comunali resteranno chiusi in occasione della festività di Sant'Evasio, santo patrono di Casale Monferrato. Informiamo anche i nostri ascoltatori che mercoledì 14 novembre resterà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 19 circa il tratto di strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, compreso tra via 4 novembre e la provinciale 457. La chiusura al traffico è necessaria a consentire lo svolgimento in massima sicurezza delle operazioni di abbattimento di alcuni stabili dell'ex complesso industriale Mondial Frigor. C'era anche una nutrita delegazione monferrina dei sindacati e della FEVA a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL e delle associazioni che si occupano del problema amianto. Un'iniziativa per chiedere, in particolare al Ministro del Lavoro, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai fini previdenziali. Al Governo si chiede un intervento normativo a favore delle vittime civili che, partendo dalla normativa del 2015, che prevede 5.600 euro una tantum, si traduca in una somma di 12.000 euro di accompagnamento durante la malattia. Giornata decisiva quella di domenica prossima per Lu e Cuccaro. Saranno un unico comune o rimarranno due comuni diversi? Questa è la domanda a cui dovranno rispondere i cittadini dei due paesi chiamati alle urne per esprimere la loro opinione sul progetto di fusione. I seggi saranno allestiti in entrambi i palazzi comunali e saranno aperti dalle 7 alle 23. A Lu nel municipio in via Colli 5, mentre per i cittadini di Cuccaro Monferrato nel municipio in via Roma 86.
In caso di vittoria del sì, i due consigli comunali verrebbero sciolti il prossimo 31 dicembre e al loro posto fino al 26 maggio, data di nuove elezioni, a governare il nuovo comune Lucuccaro sarebbe un commissario indicato dalla prefettura supportato dai due ormai ex sindaci. Il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale verrebbero poi eletti con le amministrative del 26 maggio 2019. Peter Asman, cittadino onorario di Casale Monferrato, il direttore del complesso museale ministeriale di Palazzo Ducale a Mantova, riceverà il riconoscimento giovedì 15 novembre alle 18 nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Asman viene insignito della cittadinanza onoraria per la sua proficua collaborazione con la città nell'organizzazione di iniziative culturali di livello internazionale. Durante la cerimonia di giovedì 15 novembre, Peter Asman terrà un intervento dal titolo Appunti sulla cultura contemporanea tra Mantova e Casale Monferrato. Verrà poi presentato il catalogo dell'edizione 2018 del Simposio Internazionale di Arte Contemporanea dedicato al tema degli ex voto. E si è riunito nella sala consiliare del Palazzo Municipale il nuovo Consiglio dei Bambini e delle Bambine, composto da 32 alunni di quarta e quinta delle scuole primarie del territorio casalese. L'organo, con funzioni propositive, viene seguito direttamente dall'assessore all'istruzione Ornella Caprioglio. I bambini hanno elencato una serie di proposte, alcune di tipo strutturale, su piccoli interventi di manutenzione, ma anche riguardanti nuovi spazi loro dedicati in città, oltre a proposte di visite guidate a misura di bambino. Prosegue la stagione autunnale all'Enoteca regionale del Monferrato dedicata al mondo del vino e alle donne. Venerdì 9 novembre all'Enoteca sarà protagonista la musica. Per il nuovo appuntamento di Castle of Rock dalle 21 si esibiranno le Alice in the City. Sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 16 alle 18 due nuovi appuntamenti con Divina Monferrato, le degustazioni gratuite d'autore con le produttrici del territorio che faranno conoscere agli appassionati di vino le bottiglie di Crealto e della Casaccia. E siamo allo sport, ancora una partita in trasferta per il Casale Football Club che domenica prossima 11 novembre affronterà la Lavagnese nella nona giornata del campionato di Serie D. I ragazzi di Mister Buio scenderanno in campo alle 14:30 cercando di annullare la maledizione del pari che sembra aver colpito la squadra.